penso che lei ci possa spiegare come mai l'Italia è diventata schiava della Germania e non solo l'Italia. Inoltre è stato collaboratore di Federico Caffè, di cui dice di essere il suo maestro. Ha scritto numerosi saggi di economia, di mercato, finanza, sovranità monetaria, e oggi le sue teorie, che qualche tempo fa qualcuno forse le guardava un po' così di spiego, oggi li apprezza e forse le chiede anche in prestito, è vero professore? Nino Galloni. Grazie. Beh, allora io mi ero preparato 5 passaggi, visto l'orario li svolgerò in modo veloce sul presente e il futuro. Per quanto riguarda il passato, quindi anche questa questione di Gaulle, la trovate in uno dei 2 libri che ho portato, perché ovviamente chi vuole approfondire li può prendere, e in questo modo poi si crea anche un rapporto, diciamo così, intellettualmente dinamico tra di noi. Io a suo tempo ho lasciato l'università perché mi scocciava di vedere questi ragazzi che venivano unicamente per fare l'esame, prendersi un voto, buono o cattivo che fosse, ma superarlo. E invece a me interessava, anche quando ero studente, la ricerca, e trovo, ecco, in posti come questo, in altre organizzazioni, ambienti, di persone effettivamente interessate alle materie, quelli che poi potranno essere degli allievi, ma possono anche essere dei maestri, perché tante volte quello che mi si avvicina, l'ultima volta o la penultima volta in Veneto, per esempio, tornerò su questo punto che riguarda il modello basato sulle esportazioni e spiegherò perché ci ha massacrato, e lui giustamente mi ha detto: dottore, sono d'accordo, però noi qui viviamo di esportazioni. E allora ho detto: certo, devo spiegarmi meglio. Io parlo delle esportazioni a basso valore aggiunto, non parlo di qualunque tipo di esportazione, tipo per esempio il Made in Italy. E quindi, ecco, vedete, non è che il rapporto deve essere dinamico, non è che uno fa il professore e allora apprende qualcosa, annuncia, studia, elabora. Deve anche avere uno scambio di vedute con la gente, ma anche con la gente comune, con la gente della strada. Sapeste quante cose io ho imparato dalla gente della strada? Poi certo, magari mi hanno dato i fondamentali, le cognizioni teoriche, eccetera. 2 cose fondamentalmente il mio maestro Federico Caffè, che era di Pescara, quindi regione vicina, per certi versi affine, mi aveva sempre indicato, e mi aveva detto: continua al ministero, perché lì tu hai un osservatorio migliore di quello che è qui dentro, perché qui dentro la teoria, la dottrina, l'analisi si cristallizzano, tu invece lì vedi quello che sta succedendo, stai sulle barricate al ministero del lavoro, al ministero del bilancio, eccetera. E aveva ragione, perché io non avrei potuto fare la ricerca che ho fatto se mi fossi rinchiuso nella turris burnea dell'Accademia. Questo è stato un grandissimo insegnamento. L'altra cosa, che è la prima che mi disse, ed è riportata lì in quel saggio L'economia imperfetta, che ha parte autobiografica, lui mi conobbe che io già avevo scritto dei libri, già avevo cominciato a fare delle cose, ero stato a lavorare negli Stati Uniti, in Inghilterra, avevo stigmatizzato quello che era il corso che si stava determinando allora, e avevo, dunque, quando l'ho conosciuto, cioè avevo 26-27 anni, e lui mi disse che raramente aveva trovato una persona così versata per la materia come me. Però si vede lontano un miglio, mi disse, che lei è un autodidatta. Io le voglio dare la scuola che le manca. Quest'uomo è stato capace per 3 anni, 2 pomeriggi alla settimana, di tenermi a bottega, mi ha ribaltato, come diciamo a Roma, come un pedalino. Io devo tutto a quest'uomo, questo è stato il mio vero padre, è uno che mi ha voluto veramente bene, mi ha dedicato ore e ore e ore e ore del suo tempo. Quindi questo è
il mondo che vogliamo. E quando io mi dedico a voi o a chi per voi, allo studente, alla studentessa che si trova in difficoltà con la tesi di laurea, oppure qualche collega mi dice seguila tu perché ha bisogno di una guida, io non ho tempo, non ho voglia, eccetera, io lo faccio perché quello che ho ricevuto dal mio maestro, quello devo ridare ai miei allievi, alle persone che stanno con me. Oh, adesso che ci siamo sintonizzati, abbiamo sistemato la lunghezza d'onda, cerco di farvi questa carrellata che poi potremo approfondire in varie occasioni. Si tratta di 5 passaggi. Il primo: il mondo sta cambiando, è da poco che sta cambiando, sono pochi anni, ma sta cambiando radicalmente e sta cambiando in meglio. Noi non ne abbiamo una percezione sufficiente per la semplicissima ragione che siamo in quella parte del mondo che non sta cambiando, cioè l'Europa. L'Europa sta sbagliando tutto, cioè sta insistendo su un modello economico che, come spiego nei miei libri e bla bla bla, ha caratterizzato 35 anni di incubo per tutti, come è stato già detto, perché l'obiettivo principale è massimizzare le esportazioni anche a basso valore aggiunto. E come si fa a massimizzare le esportazioni? È molto semplice, bisogna essere competitivi sui costi, quindi pagare di meno il lavoro, importare disoccupazione, quindi più c'è disoccupazione più sono bassi i salari, e questo modello funziona, l'ha fatto anche la Germania. La Germania si crede che vada tanto bene, certo rispetto ad altri paesi europei va bene, esporta il 50% del PIL, ma come fa a esportare il 50% del PIL? Ha sacrificato di altrettanto la crescita della sua domanda interna. Se la Germania invece di seguire questa politica scriteriata della massimizzazione delle esportazioni avesse fatto l'opposto, cioè avesse fatto crescere con le sue risorse, con le sue capacità, con le sue potenzialità tecnologiche, innovative, intellettuali, culturali, la Germania stessa, oggi sarebbe un paese molto più grande, molto più forte, molto più ricco, molto più felice di quello che non è. Molti di noi speravano che Macron non ce la facesse, anche se, come ho spiegato in un'altra occasione, non era certo la Le Pen che poteva guidare un vero cambiamento, ma sicuramente la situazione europea si è incancrenita e si incancrenirà ancora di più se l'Italia non riuscirà invece a tirarsi fuori. Ma tirarsi fuori non significa gridare fuori dall'euro, fuori dall'Europa, che non significa niente. Significa proporre un modello economico diverso basato su paradigmi diversi. Facciamo un esempio: se io invece come obiettivo, invece di avere la crescita delle esportazioni, che abbiamo detto è deflazione, è deflattiva, deve far diminuire l'occupazione, deve far diminuire i salari, la crescita delle esportazioni è un modello insostenibile, perché non tutti possono fare crescere le esportazioni. In Europa c'è riuscita la Germania, e un pochino, paradosso dei paradossi, l'Italia, che grazie al suo Made in Italy è riuscita a difendersi contro tutto e contro tutti, perché c'erano degli accordi internazionali, la famosa telefonata di Kohl, eccetera eccetera, perché si rischiava che il sottoscritto rompesse qualche uovo nel paniere di qualcun altro, ma c'era un accordo fra Kohl e Mitterrand per deindustrializzarci, perché sennò come faceva la Germania nell'89 a prendere la parte dell'est se poi aveva la concorrenza italiana che allora era così agguerrita dal punto di vista industriale? E come faceva la Francia, che doveva rinunciare al franco ma non poteva far vincere il marco, doveva arrivare a una nuova moneta a sopportare la maggiore efficienza imprenditiva degli italiani, nonostante tutto? Ed ecco l'accordo fra Kohl e Mitterrand che ci ha condannato alla deindustrializzazione. Solo che questa deindustrializzazione non è riuscita pienamente, perché è vero che abbiamo perso il 100% della nostra industria, della nostra grande industria privata,
paradossalmente i primi a difendere quella strada improponibile è stata proprio la Confindustria. E la Confindustria ha danneggiato le industrie italiane, le imprese italiane, gli imprenditori italiani, più di tante altre forze che comunque hanno tutte, banche, sindacati, partiti politici, sono tutte andate contro il lavoro e contro la produzione, in realtà, di questo paese. Poi abbiamo perso l'80% delle nostre partecipazioni statali, che era un modello economico che tutto il mondo ci invidiava. 15 anni fa fui invitato dai cinesi a fare lezioni in Svizzera sulla partecipazione statale italiana, sulla Cassa del Mezzogiorno, eccetera, e loro mi dissero che volevano ispirarsi a quel modello. E poi arriveremo al punto del 2012, che cosa hanno fatto in Cina, che nessuno ha studiato e che invece è stato l'inizio del cambiamento di cui vi sto dicendo. Ma quel 20% di industrie a partecipazione statale che è rimasto è leader mondiale di una serie di comparti. Facciamo ancora paura. Allora chiunque va al governo deve dire che vanno male le cose perché siamo troppo pieni di debiti, non va bene niente, bisogna vendere queste partecipazioni statali perché bisogna fare cassa. Diffidate sempre da quelli che in nome dei debiti vi propongono di svendere i gioielli di famiglia. Non sono amici del paese, sono nemici del paese. Ma la terza componente imprenditiva, dopo la grande industria privata, dopo la industria a partecipazione statale, sono le piccole imprese. Qui abbiamo perso il 20% di imprenditori e l'abbiamo perso anche in modo drammatico. Ci sono 3.500 suicidi all'anno che sono stati segretati e sono quasi tutti causati, almeno 3.000 di essi, chiaramente da cause economiche, cioè gente che non riesce a pagare i debiti o che non riesce a farsi pagare i crediti. E non può avere un appoggio dalla banca, dall'amministrazione, eccetera, e sceglie questa strada terribile che ovviamente è il suicidio. Ma quell'altro 80% di piccole imprese che ha resistito e che contro ogni regola, contro ogni logica, contro ogni legge economica e finanziaria ha continuato a mantenere aperte le sue piccole e piccolissime aziende, ci ha fatto galleggiare, ci ha salvato. Noi siamo il secondo paese in Europa quanto a aumento delle esportazioni e sostituzione delle importazioni. Siamo il terzo paese al mondo quanto a diversificazione merceologica all'export dopo Cina e Germania. Questi sono aspetti che dovrebbero farci ragionare. Com'è che non c'è nessuna forza politica di tutti questi che blaterano, che si occupi o si preoccupi veramente di piccole imprese? Nessuno lo fa. Sì, qualcuno ne parla, ne accenna, ma tutte cose sgangherate, le tasse, cose generiche, ma nessuno che faccia le cose che servirebbero veramente alle piccole imprese per non dover puntare solo a stringere la cinghia, che non è una strategia industriale, non è una strategia economica. Non si sa fino a quando questi eroi continueranno a tenerci a galla, ma per ora è così. Ma non c'è nessuna forza politica che si ponga il problema della creazione di valore, che è quello che fa l'impresa. L'impresa deve svolgere questa missione, e lo sta facendo quella piccola italiana nel migliore dei modi, perché non sta privilegiando l'aspetto finanziario della valorizzazione del capitale, cioè dell'investimento, ma sta portando avanti l'altro aspetto molto affine al nostro programma, che è quello della valorizzazione del lavoro, anche del lavoro dell'imprenditore, perché quello che fa l'imprenditore in una piccola impresa non è solo il piccolo capitalista che è frustrato, che non fa profitto, che dovrebbe chiudere l'azienda, ma è il lavoratore, poi che sia lavoro direttivo, lavoro organizzativo, lavoro creativo, è tutto lavoro. E poi torneremo su questo concetto. Dunque, il modello nuovo si deve basare sul contrario di quello che è successo fino adesso, cioè il modello nuovo si deve basare sulla sostituzione delle importazioni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che ci deve essere una ripresa della domanda interna dell'economia locale. Questo processo non è
una velleità di qualche strano economista italiano. È quello che ha deciso il Comitato Centrale del Partito Comunista Cinese nell'ottobre del 2012. Cioè hanno detto basta con l'enfasi sulla massimizzazione delle esportazioni. Adesso vogliamo fare crescere la domanda interna. Questa cosa ha cominciato a cambiare il mondo perché l'India è andata dietro, perché la Russia è andata dietro e sono la metà del pianeta. Sì, sì, grazie, mettilo giù. Grazie. Ma questa proposta, che è fondamentale per il cambiamento del pianeta, però ha tre limiti. Due sono di carattere finanziario e un altro di altra natura. Allora, il primo limite è che se in un contesto capitalistico io faccio crescere la domanda interna, ottengo dei risultati straordinari come li stanno ottenendo i cinesi e gli altri. Perché i cinesi hanno retto alla globalizzazione? Perché loro potevano aumentare le esportazioni a basso valore aggiunto e contemporaneamente aumentare i salari, perché erano talmente bassi i loro salari di partenza che hanno potuto accompagnare le due cose. È questo che è sfuggito agli economisti. Quando si sono resi conto che non potevano più essere competitivi nelle esportazioni a basso valore aggiunto se non contenendo i salari, hanno fatto la grande scelta. Hanno detto no, noi continuiamo a far crescere la domanda interna, noi continuiamo a far crescere i salari a costo di sacrificare le esportazioni. È lì che stanno vincendo. Mentre altri paesi europei di più antica industrializzazione, per far crescere le esportazioni, hanno dovuto far diminuire i salari, come ho già detto, e far diminuire i livelli occupazionali. Ed è questo il progetto dell'Europa. Questa è la gabbia dell'Europa, dalla quale non usciamo vivi se non ci ribelliamo. Questo sia chiaro. No, questa gente, a partire dalla Merkel, ha un certo progetto in mente. Tutt'al più l'Italia deve essere una piattaforma di transito per immigrati, per forza lavoro a basso costo. Questo ci garantisce da subire attacchi terroristici, però voglio dire, è un compromesso accettabile per gli italiani questo di essere semplicemente una piattaforma di passaggio e per questo di non dover subire attacchi terroristici, perché dobbiamo fornire la forza lavoro a basso costo al resto dell'Europa? Ma vi sembra un contesto logico? Com'è che i nostri politici non parlano in questi termini? Non hanno progetto. Siamo pieni di politici, di tutte le parti politiche, ideologiche, eccetera, eccetera. Ma ce n'è uno, se ce n'è uno, ditemelo. Uno, vabbè. Di quelli, diciamo, che bazzicano in Parlamento. Che abbia una visione a 20 anni. Abbiamo bisogno di statisti, cioè gente che dica come sarà l'Italia, come sarà il mondo fra 20 anni e in funzione di quello lavorano. No, invece abbiamo dei politici che si preoccupano, sì, si vota a settembre, si vota a ottobre e non sanno capire niente di più. Ma stiamo scherzando? Qua è in ballo il futuro di tutto. Se non capiamo questa cosa, l'Europa è fuori. L'Europa si sta tagliando fuori e se noi stiamo con questa Europa veniamo tagliati fuori anche noi, perché a lungo termine queste piccole imprese senza le banche, senza le pubbliche amministrazioni, senza niente, non ce la faranno più, e quando cederanno loro il paese non finirà come la Grecia, finirà come il Congo, che è un ben altro scenario. Allora, ho detto un primo difetto è che questa nuova politica economica voluta dalla Cina, dall'India, dalla Russia, eccetera, fa scendere il saggio di profitto, perché possono aumentare i profitti, ma bisogna fare più investimenti. E quindi le borse penalizzano, la finanza penalizza una scelta espansionistica. La finanza premia solo le scelte deflazionistiche. E allora tutti a guardare le borse, quando le borse vanno bene che bello, e quando le borse vanno male, oddio che succede, è il contrario, diceva il mio maestro Federico Caffè, le borse vanno chiuse.
Quando il Partito Comunista Cinese, il governo cinese ha deciso di far crescere la domanda interna, c'è stata la crisi delle borse cinesi, perché gli speculatori vedevano che l'economia cresceva, ma il rapporto fra l'investimento e il profitto peggiorava. Allora il primo punto, il primo aspetto di questa economia espansiva, che l'abbiamo già vissuta, come spiego nei miei libri, fino al 79, dagli accordi di Bretton Woods del 44 fino al 79, è che porta, è un capitalismo che porta, essendo molto espansivo, porta alla necessità di superare il capitalismo. Solo che allora, negli anni 70, non ne avevamo una sufficiente consapevolezza. Oggi è diverso, perché oggi dobbiamo regolare il passaggio da una società in cui prevale la produzione di beni materiali, con tutte le sue caratteristiche, che è l'industria manifatturiera, in poche parole, ad una società invece in cui la produzione più importante, anche dal punto di vista occupazionale, è la produzione di beni immateriali, cioè di servizi. Oggi noi abbiamo un bisogno spaventoso di servizi di cura delle persone e dell'ambiente. E allora il riferimento, il paradigma, non può più essere il lavoro come lo intendevamo prima, ma deve essere la risposta della società ai bisogni. Ma fino a oggi, la cosiddetta casalinga, quella che si occupa dei figli e della casa, era considerato lavoro? No, non era remunerato ed era trattato anche male, invece era un'attività socialmente necessaria, primaria. E i volontari è lavoro? Sì e no, prendono rimborso spese, abbiamo 3 milioni e mezzo di volontari. Allora noi dobbiamo rispondere in condizioni accettabili in termini di dignità a questa enorme domanda, bisogno di servizi, di beni immateriali che la società moderna esprime. Questo è un passaggio fondamentale. Allora dobbiamo capire che c'è la dignità viene prima come diritto. C'è la risposta al bisogno della società. E come si risponde ai bisogni della società? Con l'attività produttiva, e l'attività produttiva è il lavoro. Ma non è che noi diciamo vogliamo la piena occupazione, noi diciamo che la piena occupazione sarà la conseguenza della sostituzione delle importazioni, quindi della ripresa dell'economia locale e della risposta ai bisogni della società, che saranno sempre più beni immateriali invece che beni materiali, che non significa, ben inteso, non mi fraintendete, che la manifattura o l'energia o l'industria in senso stretto non sia importante, ma sarà ridimensionata. Il capitalismo non è in grado di rispondere a questa grande domanda di servizi di cura di beni materiali, perché viola il suo principale paradigma, che è fatturato meno costo uguale profitto, e il profitto deve essere positivo. In questa attività tutto viene stravolto, e lì la capacità di gestire anche monete complementari, i quid, l'economia diversa, le emissioni statali, adesso entrerò nel merito di questo, perché il costo in termini di lavoro sarà superiore al fatturato, perché se non è così vuol dire che i prezzi non consentono a tutta la popolazione di approvvigionarsi di quei servizi di cura delle persone, dell'ambiente, sanitari, scolastici, di trasporto, eccetera, eccetera, che faranno la differenza fra un paese civile, moderno, con diritti, e un paese che invece rimane povero, legato alle logiche del profitto, della scarsità monetaria, della scarsità dei beni, che invece è arbitraria, perché oggi l'umanità ha acquisito la capacità di produrre beni e tecnologici e di tutti i tipi illimitatamente. Quindi neanche la moneta può essere limitata, per la stessa ragione, perché nel passato la moneta era limitata perché le capacità produttive erano limitate. Nel momento in cui le capacità produttive diventano illimitate, non ha più senso che la moneta sia limitata.
Questi sono i caposaldi fondamentali. Ora, che cosa frena il passaggio? Perché la Cina, l'India, la Russia potrebbero buttare sul mercato da un giorno all'altro tutte le loro riserve di dollari e di titoli di Stato americano e portare il dollaro al suo valore reale che è zero. Zero. Perché la Cina, l'India e la Russia non riversano i dollari sul mercato cancellando l'avversario? Perché non lo possono fare. Perché le riserve delle loro monete sono in dollari e titoli di Stato americani. Quindi vedete che c'è un... questo è il secondo limite, no, del cambiamento. Il cambiamento c'è, è importante, perché andremo verso un capitalismo espansivo, il quale, come ho già detto, si autodistruggerà, e questo sarà un passaggio verso quello che diciamo e ci avete sentito dire a me e a Maurizio tante volte. Il limite che loro affrontano e che non riescono a gestire è quello della finanza, perché hanno questa valuta nemica che gli fa da sottostante delle loro valute. E questo è un paradosso, però è un dato che ovviamente dobbiamo considerare. Seconda cosa, il discorso del, visto che parliamo di paradigmi, il discorso dell'ambiente. Non voglio invadere ambiti dove non ho studiato quanto posso aver studiato la macroeconomia, però c'è qualcosa che non mi torna. Cominciamo dall'anidride carbonica. Noi tutti abbiamo imparato a scuola che l'anidride carbonica è il nutrimento delle piante, le quali grazie al sole e alla funzione clorofilliana si tengono il carbonio, fanno il legno, la cellulosa, quello che sia, e buttano fuori l'ossigeno, tanto che consideriamo salutare di giorno trovarci in una foresta, in un bosco, in mezzo alle piante, quando c'è il sole, perché respiriamo più ossigeno. Improvvisamente questa anidride carbonica diventa il nemico dell'umanità. E che cosa produce tanta anidride carbonica secondo questi pseudoscienziati? I processi industriali, i trasporti, cioè l'essere umano. E questo determina il cambiamento del clima. Allora, vi hanno detto che l'anidride carbonica dall'inizio della rivoluzione industriale a oggi è raddoppiata, cioè è aumentata del 100%. O giù di lì. È vero, c'è un aumento del 100%, ma perché nell'ambito dei gas serra l'anidride carbonica è passata da 1 a 2, cioè il 98% dei gas serra è vapore acqueo, e se non ci fosse quel 98% di vapore acqueo la Terra sarebbe un ambiente invivibile. Quindi come si fa a dire che questo aumento di anidride carbonica, ancorché determinato dalle caratteristiche produttive e dalla crescita demografica degli umani, sia la causa del surriscaldamento? Ma chiunque abbia fatto un minimo di ricerca archeologica sa, e non ci vuole di essere uno scienziato, che ogni 20.000 anni, ogni 30.000 anni, ogni 10.000 anni ci sono cambiamenti enormi in questo pianeta. C'è stata l'inversione dei poli magnetici. C'è stata che si viveva ai poli perché praticamente era talmente caldo nella fascia equatoriale che non ci si poteva stare. C'è stato che invece si doveva per forza vivere nella fascia equatoriale e tropicale, perché i poli e i ghiacci arrivavano 3.000 metri alti fino alle zone temperate. E che l'uomo allora non contava niente dal punto di vista dell'inquinamento. E quindi c'è qualcosa che non quadra in questo obiettivo di fermare lo sviluppo industriale e demografico, scusate il lapsus freudiano, e demografico dell'umanità. C'è qualcosa che non quadra, perché tutti condividiamo che l'ambiente sia una questione cruciale, ma dobbiamo capire chi sono i falsi profeti dell'ambiente, che vorrebbero la riduzione della popolazione mondiale e delle sue capacità produttive. Perché la decrescita non potrà mai essere felice se non vedrà una riduzione della produzione minore della riduzione della popolazione. Cioè la popolazione deve diminuire di più della produzione perché la decrescita sia felice. Anche il Papa nella sua enciclica sull'ambiente ha compiuto questo errore.
Perché se tu abbracci non solo la critica della decrescita felice al capitalismo, agli indicatori come il PIL, eccetera, eccetera, che sono tutte cose giuste e condivisibili, ma la abbracci la decrescita felice come modello economico, sottovaluti che per essere tale occorre che la decrescita, la riduzione demografica sia maggiore di quella economica. Cioè accetti il principio fondamentale di chi vuole distruggere l'umanità, che è ridurre la popolazione a 700 milioni di abitanti, in tutti i modi, guerre, malattie, vaccini, cose cosmiche, tutto quello che volete. Questi sono i nemici e dobbiamo difenderlo l'ambiente, fondamentale. Ma la prima difesa dell'ambiente dal punto di vista degli esseri umani, cioè dell'inquinamento, è proprio lo sviluppo industriale. Perché più cresce la capacità di produrre energia e di produrre beni e servizi a condizioni avanzate dal punto di vista tecnologico, e più si riduce la quantità di agenti inquinanti per unità di prodotto. Se noi con la produzione attuale avessimo le tecniche di 100 anni fa, saremmo tutti morti. Quindi quello che modifica in meglio la capacità di sostenere lo sviluppo produttivo è lo sviluppo produttivo, cioè l'introduzione di tecnologie e di innovazioni sempre più avanzate che facciano risparmiare le energie non rinnovabili, le energie scarse, le energie costose e gli agenti inquinanti. Questo è il percorso. Quindi se noi blocchiamo, come è stato fatto in questi decenni, la crescita economica e industriale dell'umanità, noi manteniamo delle tecniche produttive che sono più inquinanti. Guardate l'Africa, che è stata condannata al sottosviluppo. Come ci si scalda in Africa? Come si cucina in Africa? Come si produce energia in Africa? Bruciando legname, che poi sarebbe una fonte rinnovabile e che non inquina. Inquina da morire, e quando vediamo quelle montagne di rifiuti schifosi, invece che essere rifiuti zero, apparati di pirolisi che senza nessuna emissione producono energia elettrica e si ingasa a costo zero o a costo negativo, ma non è quello da farsi? Allora, se noi facciamo crescere il flusso energetico, rendiamo il pianeta più pulito e meno inquinato, questa è la scommessa. Ma che cosa succede se noi produciamo energia a costo negativo o a costo zero? Se il costo è zero, il prezzo è zero, il profitto è zero, ma quali imprese devono produrre questa energia? Non saranno imprese capitalistiche se non c'è profitto. Quindi dovranno per forza essere imprese sociali, imprese pubbliche. Cambia il paradigma. Quindi l'energia dovrà essere gratuita per tutti, potrà essere gratuita per tutti. E sapete che cosa significa questa energia pulita, gratuita per tutti? Che non ci sarà più l'inquinamento. Ed è quello che vogliamo. Perché non vogliono questa soluzione? Perché il giorno che noi dimostriamo che ce n'è per tutti, che non costa niente, che anzi è la strada per disinquinare, ci accusano di volere una crescita demografica incontrollata. Ma ricordiamoci una cosa fondamentale, che se ne dica. Io sono stato in Africa tante volte da mio fratello missionario in Congo, abbiamo visto le conseguenze di una guerra civile, che sono stati 6 milioni di morti, la completa distruzione dell'apparato industriale, la completa distruzione delle infrastrutture sociali, eccetera. Le malattie che avanzano galoppando, non ci sono più animali da mangiare, niente, perché si sono mangiato tutto, c'è più niente, e continuano a fare figli, fanno tanti figli. Qual è stata nella storia dell'umanità l'unico modo per controllare le nascite in modo razionale? La crescita del benessere, la crescita della classe media. Non c'è un'altra strada. Noi dobbiamo capire una volta per tutte che quando diciamo disinquiniamo fermando le attività produttive, produciamo quello che vogliamo impedire, cioè l'inquinamento. Al contrario, quando diciamo andiamo avanti sulla strada del benessere, produciamo disinquinamento, ridiamo speranza alla classe media, ricostituiamo il reddito, e quello porta a un equilibrio demografico.
Quindi dobbiamo anche, come dire, questi nuovi paradigmi svolgerli, dobbiamo fare delle scuole di economia, delle scuole di ambiente, i nostri ragazzi li dobbiamo rieducare rispetto a quello che è l'informazione distorta che proviene dalla televisione, dalla stampa, eccetera, che è completamente asservita. C'è questo povero Trump che annaspa, neanche lui sa bene le cose, però senz'altro si è reso conto che questo discorso che faceva Obama sull'ambiente, l'accordo lì dei 21 a Parigi, ma quelle sono tutte sciocchezze, sono veramente sciocchezze, la strada è un'altra. Terzo, e cerco di accelerare, il discorso del Mezzogiorno. Il Mezzogiorno è stato penalizzato in un modo drammatico, adesso mi riferisco in particolare all'Italia, ma c'è una sola strada per far ripartire il Mezzogiorno ed è andare avanti su quello che è già cominciato, cioè un'agricoltura biologica, biodinamica, locale. Ricominciamo a produrre, cucinare e mangiare i nostri prodotti. Quello è fondamentale. Perché quando arriverà il quid, e se dovesse arrivare a livello globale, non solo a livello di quelli che sono gli associati di COEM, ci sarà un grande problema da affrontare, che già ne abbiamo fatto le spese negli anni 70 quando crescevano i redditi, che la gente sta meglio e compra il prodotto dall'estero. E questo rende insostenibile il modello, come ho detto. Quindi ecco perché il quid deve rappresentare una fidelizzazione sul territorio, la crescita dell'economia locale, il legame tra questo reddito aggiuntivo e la possibilità di spenderlo per fare sviluppare il territorio, perché questo creerà valore sul territorio e una catena che si autoalimenterà e renderà sostenibile il progetto anche nella sua dimensione macroeconomica, non solo di 100.000 persone, ma anche di 10 milioni di persone, 60 milioni di persone. Per fare questo bisogna però che ci mangiamo, ci produciamo, ci facciamo le nostre cose, ma dobbiamo valorizzare i nostri giacimenti culturali, dobbiamo rilanciare un turismo che porti la gente a venire ad assaggiare i nostri prodotti, non che apriamo un grande albergo sul mare, inquiniamo il mare, cementifichiamo il mare e poi arrivano i prodotti dalla Cina o da Sud America perché costano di meno e altre sciocchezze. Deve essere tutta una filiera integrata. Noi abbiamo un patrimonio artistico e culturale che è il maggiore di tutta l'umanità, abbiamo il 65% dei giacimenti culturali della storia dell'umanità. Ci sarà una ragione, ma mi dovete spiegare qual è la ragione per cui non riusciamo a valorizzarli invece di parlare di sciocchezze come le riforme. Ne parlo dopo. Allora, 4. Il discorso dello Stato. Qui va fatto un ragionamento rapido e semplice. Allora, sì, mi sbrigo. Allora, sapete qual è la più grande differenza tra l'Italia e gli altri paesi europei con cui ci confrontiamo? La più grande dei dati della disoccupazione, del PIL, della ricchezza, del risparmio, eccetera, eccetera. La più grande differenza è che gli altri paesi hanno il 10% della popolazione di impiegati pubblici, e l'Italia ha il 5% della popolazione di impiegati pubblici. Questo vuol dire che a fronte di quell'1% di furbetti del cartellino, che rubano, che non vanno a lavorare, che eccetera, che sono 30.000 persone, le ho contati, tra denunciati, arrestati, condannati, indagati, eccetera, sono 30.000 dipendenti pubblici, diciamo così, infedeli, che sono l'1% del totale. Ma perché nessuno parla dell'altro 99%? Cosa fa l'altro 99% di dipendenti pubblici? Ma perché pretendiamo che i dipendenti pubblici italiani lavorino il doppio di quelli francesi, il doppio di quelli inglesi? Perché dovrebbero avere questa capacità? Lo sapete che l'età media del dipendente pubblico italiano è 58 anni? Lo sapete che abbiamo tanti giovani disoccupati, laureati, perché la pubblica amministrazione non li assorbe più, che vanno in pensione gli anziani e i giovani non vengono assunti? È ovvio che poi dopo le pensioni pubbliche diventano un problema, ma è tutto collegato.
Lo sapete quanto costa assumere dall'oggi al domani 1 milione di giovani attraverso corsi, concorsi che vadano nella scuola, nella sanità, nei tribunali, che è una cosa pazzesca quando si va in un'aula di tribunali, di corte di appello, eccetera, non c'è nessuno, manco per fare una fotocopia, sapere l'informazione, niente. Insomma, abbiamo bisogno subito di 1 milione di addetti. Sapete quanto ci costa 1 milione di addetti all'anno? Ci costa 25 miliardi. Badate che sul PIL italiano 25 miliardi è una sciocchezza, è una goccia d'acqua. E chi li tira fuori questi 25 miliardi? Molto semplice. I trattati che abbiamo sottoscritto recitano che noi non possiamo stampare banconote senza l'accordo e l'imprimatur della BCE. Non possiamo coniare monete delle pezzature che conosciamo, tutta moneta, carta o metallica che ha circolazione nell'Eurolandia, corso legale nell'Eurolandia. Ma non sta scritto da nessuna parte che lo Stato italiano non possa emettere i suoi biglietti di Stato o le sue monete metalliche che abbiano circolazione solo sul territorio dove esercita la sua sovranità. E mentre per approvvigionarci di quell'altra moneta lo Stato deve creare ulteriore debito, invece questa ha la stessa valenza delle tasse, cioè è un segno più che si assomma alle tasse, e se le tasse sono di meno della spesa, che è quello che ci auguriamo, perché se no, se non c'è disavanzo, se non c'è una spesa pubblica strategica, intelligente, consapevole, nessun paese può dirsi moderno. Servizi pubblici fanno la differenza fra un paese avanzato e un paese arretrato. Non è quante macchine abbiamo parcheggiate davanti a casa, non è quello che ci fa ricchi, quello ci fa poveri, ci fa miserabili. Quello che ci fa ricchi è di sapere che la sanità, i figli a scuola, i trasporti, la salute, l'ambiente, queste cose sono rispettate e funzionano, cioè sono i servizi pubblici, la giustizia che funziona, che è rapida, che non bisogna aspettare 10 anni per sentirsi dire una cosa o l'altra. Allora, l'emissione di moneta elettronica, di biglietti di Stato e di moneta metallica statale può avvenire immediatamente, quando il direttore generale del Tesoro firma queste emissioni. Ovviamente il ministro deve essere d'accordo, ovviamente il presidente del Consiglio deve essere d'accordo, ovviamente bisogna vincere le elezioni per fare tutto ciò, ma sarà facile. Ultimo. Ultimissima cosa, che è la quinta, come avevo promesso. Allora, prendo spunto dal discorso di ieri del governatore della Banca d'Italia, che ha sottolineato soprattutto due aspetti: che le banche italiane non stanno tanto male, ma adesso non voglio entrare nel merito di una cosa tecnica, lasciamo perdere, perché bisognerebbe chiedersi perché le banche hanno le sofferenze e come sono fatte queste sofferenze. Lo sapete che queste sofferenze bancarie sono costituite quasi tutte da grossi prestiti, ma non ad imprese, ma non a famiglie che avevano bisogno, ma a grossi centri che se li sono presi perché tanto glieli davano. E quando il piccolo artigiano, il piccolo imprenditore, la famiglia ha difficoltà e va dalla banca a chiedere non 500.000 euro o 1 milione di euro, ma gli va a chiedere 10.000, 20.000, 30.000 euro, gli vengono rifiutate perché queste imprese, queste famiglie, proprio perché hanno bisogno, hanno un cattivo rating. È il sistema che non funziona, è tutto sbagliato. Come invece di aiutare quello che ha bisogno, gli dici no perché ha bisogno, è un cattivo rating. Ma c'è di più. Il debito pubblico. Allora, prima di tutto, vogliamo smetterla di parlare come se fosse la cosa più importante del rapporto fra il debito, che è uno stock, e il PIL, che è un flusso? Allora, primo anno di economia ti bocciavano all'esame se facevi sto paragone, invece tutto si basa su questa storia.
Il debito pubblico è uno stock e quindi va paragonato alla ricchezza nazionale, al patrimonio pubblico, che sono 7-8 volte più grandi del debito. Uno dice, ah, il professor Galloni c'ha un debito di 500.000 euro, ho capito, ma se io ho un reddito che posso pagare la rata, qual è il problema? Il PIL invece è un flusso e quindi va paragonato agli interessi sul debito, che è un altro flusso. Allora abbiamo grandezza, eccetera. Ma siccome il problema, il grande problema, è che poi si scatena la speculazione contro l'Italia quando prendiamo il potere, immediatamente, stai sicuro, perché non è che Soros ci farà gli sconti, né la Morgan, eccetera. Come prepariamo la difesa del nostro debito? Anzi, cos'è prima di tutto il debito pubblico? Come nasce il debito pubblico? Il debito pubblico nasce per raccogliere, per drenare il risparmio in eccesso. È un patto tra lo Stato e i cittadini più ricchi per dire: non vi aumento le tasse, vi lascio i vostri soldi, però me li date in prestito perché io devo fare delle cose. Vi pago anche un piccolo interesse, molto piccolo, e finché questo scambio avviene fra lo Stato e i suoi cittadini è una partita di giro, non succede niente. Non ha nessuna importanza quanto cresce questo debito, perché è comunque una partita di giro. Invece che cosa è successo all'inizio degli anni Ottanta? Che l'hanno voluto dare agli americani, ai fondi pensione americani, a far vedere che eravamo benchmark, che eravamo remunerativi, che l'Italia entrava nel mercato obbligazionario mondiale, e ci siamo rovinati perché abbiamo visto non solo crescere a dismisura i tassi di interesse, ma abbiamo messo questo debito nelle mani di non cittadini, i quali ragionano in termini speculativi e quindi vogliono quel rendimento, come è successo all'Argentina e a tutti questi paesi. Ma qual è il problema dunque? Il famoso spread, cioè l'aumento poi dei tassi di interesse. Ma lo spread è ingiusto per definizione. E come ci si difende dallo spread? Questo è il punto, questa è la prima proposta che dobbiamo lanciare e secondo me la dovremmo lanciare da subito. E mi meraviglio che un governatore della Banca d'Italia, che un presidente del Consiglio non pensi ad una cosa del genere. Dobbiamo fare agenzie di rating, dobbiamo fare un'agenzia di rating mediterranea. Il rating ce lo dobbiamo dare da noi. Non possiamo stare col terrore che se c'è una vittoria di una forza popolare e democratica in questo paese, immediatamente si scatena la finanza e la speculazione internazionale e succede l'ira di Dio sul nostro debito pubblico. Ma perché devo rischiare questa cosa? Se tutto si basa sulle valutazioni di questi grandi criminali che sono le agenzie di rating. Io voglio avere la mia agenzia di rating, italiana, spagnola, greca, marocchina, mediterranea, adesso poi studiamo come e cosa, ma questo è un obiettivo fondamentale. Non si può pensare di reggere il cambiamento senza avere le armi per rispondere al nemico. Dello stesso tipo, non si può andare in guerra contro i carri armati con le fionde. Bisogna che abbiamo i bazooka, bisogna che abbiamo le bombe anticarro se dobbiamo affrontare i carri armati, o almeno, come dicevamo una volta, qualche bottiglia Molotov. Grazie. Grazie, grazie professore. Che ovazione, eh? È sempre così, ogni volta che è sul palco.